Buonasera a tutti, siete pronti per questo 200-250 diapositive? Sarà un lungo viaggio. No, non vi preoccupate, sono stanchissima anch'io quanto voi. Anche perché da stamattina. Da stamattina che sono qui, lì già a prendere anche appunti, mi sono divertita molto, chi mi ha preceduto è stato bravissimo, ma anche diciamo, le presentazioni dei tecnici sono state molto esaustive, chiare, interessanti. Quindi, Sono molto contenta perché per me il tema non dell'edilizia scolastica, ma degli spazi per l'apprendimento, che vorrei da subito dichiarare con una forte preferenza, non amo neanche gli edifici per l'istruzione, che hanno molto il fuoco come legame, ma per la progettazione di spazi per l'apprendimento è un tema proprio che mi sta a cuore. E quindi riuscire a condividerlo e immaginare e pensare che questo possa servire in modo che tutti un po' insieme iniziamo ad affrontare diversamente il tema della progettazione di uno spazio per l'apprendimento mi piace molto, mi fa star bene. Dunque, io sono un'architetta, ho un lavoro nel studio, studio di progettazione. Però non faccio solo questo, come molti di noi immagino accade, mi occupo anche di scuola sconfinata, cui poi vi racconterò insieme ad altre, ovviamente altre cose. Insegno anche al Politecnico di Milano e insegno in un laboratorio di urbanistica. Quindi, come spesso accade, non sempre si è così, non è così facile incasellarsi, no? E entrare dentro a dei compartimenti. Comunque, in ogni caso, oggi vi racconto un po' questo mio tema, che è appunto una scuola sconfinata proposta per una rivoluzione educativa. Davide oggi, stamattina, ci augurava di essere disciplinati. Noi di scuola sconfinata un po' indisciplinati siamo, perché noi siamo un po' sconfinati, oltre ad essere indisciplinati. Questo libro non è una promozione, è scaricabile online, edizione Feltrinelli, lo trovate online, è scaricabile, è gratis, perché riteniamo che tutte le cose belle, le cose del cuore, sono gratis, quindi anche un libro come questo penso che sia giusto. Abbiamo ritenuto qualcuno che fosse possibile la sua divulgazione gratuitamente, ovviamente anche la Fondazione Feltrinelli ha reso questo possibile e realizzabile. Allora, ringrazio tutti voi, ringrazio appunto gli organizzatori e ringrazio chi ci ha preceduto. Oggi sono state affrontate veramente temi molto, molto interessanti, si è parlato della scuola città, del paesaggio, di un lavoro molto attento, no? Che ci coinvolge spesso, quello della ristrutturazione di un edificio, che sappiamo tutti noi questo che cosa comporti, perché molte volte è più semplice realizzare ex novo invece che ristrutturare. Una situazione che nella fase anche di progettazione non è sempre trasparente, quindi volta per volta questo porta a riprendere poi delle decisioni e ad affrontarne delle nuove. Io oggi vorrei iniziare con voi con una semplice domanda, che è: alla parola scuola, che cosa ci viene in mente? Che cosa ci viene in mente quando uno ci dice scuola? Per la maggior parte delle persone viene in mente questo. Noi forse come architetti questa immagine la associamo anche ad altre figure, no? Di architettura, questa è l'architettura, magari facciamo un edificio come l'avrebbe fatto magari Aldo Rossi, una casettina proprio bella di questa sicuramente. Spesso invece è così, la scuola è immaginata in questo modo. Quindi guardate le cose che sono il tempo, perché se non ci fosse quella scritta, non ci fosse quell'orologio, sarebbe difficile, no? Capire che quella è una scuola. Il tempo è un tema importante nella scuola e poi vabbè, c'è la scritta, poi c'è questa scala per accedere. La scuola invece dovrebbe essere in assoluto il luogo più accessibile. Foucault ci faceva vedere oggi, non Davide, è legato anche a una situazione al panottico, al controllo, al tenere dritte, no? Le schiene delle persone. Insomma,
alla difficoltà di accedere alla conoscenza, come chiaro, il Palazzo di Giustizia di Milano ha tutte quelle scalinate perché io devo arrivare ed è faticoso, sono uno che deve, devo pentirmi, no, del mio, di quello che ho commesso. Così come la scuola, spesso è su dei gradini perché c'è la difficoltà del salire e quindi di arrivare a una conoscenza e all'apprendere. In realtà, questo è quello di quanto più lontano c'è appunto per una scuola che sia inclusiva, che non abbia barriere, semplicemente non abbia delle barriere architettoniche. C'è stato il Covid e per un sacco di tempo della scuola si è parlato, per tanto, no? Di tanto si è parlato della scuola, le scuole sono chiuse, non so, immagino che tra di voi ci siano genitori o insomma che hanno vissuto questa difficoltà della chiusura delle scuole. C'è stata tutta la questione del metro, vi ricordate il famoso metro boccale? No? Bisognava stare distanti, tutte le aule sono state divise. Noi del Politecnico siamo stati chiamati per aiutare molti dirigenti scolastici e professori che erano disperati nel dividere, organizzare gli spazi di ingresso e uscita. Le aule dovevano essere organizzate in modo che io avessi il mio compagno di classe a un metro di distanza, da un metro davanti, un metro dietro. E allo stesso tempo che cosa è emerso? È emerso che da una parte noi abbiamo una situazione di sovraffollamento delle classi, perché le classi, la dimensione delle classi è troppo piccola, ma la dimensione della scuola era troppo piccola rispetto all'utilizzo, no, degli studenti. E dall'altra abbiamo appreso che la scuola non è solo l'edificio, perché comunque si è fatto scuola anche stando a casa. Con le varie DAD, con le varie connessioni, con le varie lezioni a distanza, e i genitori, le famiglie, no, sono sempre più entrate dentro alla scuola, e quindi ci si è reso conto che la scuola non è solo l'edificio scolastico. In realtà dovevamo saperlo già prima, però vabbè, forse ce l'avevamo per un momento dimenticato. La scuola è fatta di persone, è fatta di alunni, di alunne, di ragazzi, ragazze, di professori, di dirigenti scolastici, persone che lavorano nell'ambito amministrativo, è fatta da famiglie, è fatta di quartieri, di zone. La scuola non è solo l'edificio scolastico, perché si è iniziato a pensare anche che qualche dirigente più illuminato l'ha anche fatto, la scuola potrebbe essere anche realizzata in spazio all'aperto, utilizzando altri luoghi, perché la scuola non è solo, non si fa scuola solo dentro l'edificio scolastico, ma si fa scuola anche intorno, in giro, nella città. Il Corriere, no, la Repubblica, a un certo punto pubblica appunto questo disegno, che a me un po' fa sorridere, un po' mi terrorizza, perché, come dire, ci sono una serie di stereotipi, una serie di messaggi che io non vorrei più che apparissero nel momento in cui si parla di scuola e si parla di spazi dell'apprendimento. C'è una maestra, guardate quella maestra com'è arrabbiata, un po' cicciottella, con la gonna pressettata e la bacchettina. I ragazzini con dei banchi che, voglio dire, quelli forse li aveva mio nonno quando andava all'elementare, no? Quelli anche con il ferro che gira sotto. Quindi, come dire, noi abbiamo un immaginario che è fatto di stereotipi che corrispondono in buona parte forse veramente alla realtà, e quello che dobbiamo fare è iniziare a immaginare una scuola diversa, immaginare un edificio scolastico differente. Prima parlavo fuori durante questo breve incontro con Domenico e mi è venuto in mente questo pensiero che una mia carissima amica psicologa a un certo punto mi ha detto, e mi ha detto: guarda che tendenzialmente noi tutti immaginiamo o desideriamo quello che conosciamo. E questa cosa, questo concetto è fondamentale. A noi va bene questa scuola perché noi conosciamo solo quella. Nel momento in cui invece la conoscenza dell'immagine della scuola cambia
e riusciamo a, come dire, a diffondere o a far conoscere una scuola diversa, anche il nostro desiderio di avere una scuola diversa, quindi una scuola con dei requisiti differenti, aumenta e magari si riuscirà a realizzare veramente una scuola differente. Perché a scuola poi c'è il fatto che non tutti sono felici. Dopo il lockdown, non so se seguite un po' gli articoli o le varie ricerche, è emerso come da una parte siano aumentati drasticamente i casi di abbandono scolastico, questo è un fatto molto serio, e anche il fatto che siano aumentati anche i problemi di disagio, dei ragazzi e delle ragazze dentro il mondo della scuola. Ma e quindi ci chiediamo, ma è possibile cambiare? È possibile che far sì che i ragazzi e le ragazze stiano meglio dentro la scuola, che la scuola non sia solo un luogo dove si sta, imparo, alla Foucault, imparo, faccio il bravo, esco, sto quegli anni e poi avrò la mia vita, porterò avanti la mia vita, la mia professione. Qui riporto un testo di Lorenzoni, che è uno dei, è un maestro, che faceva parte di quell'elenco che ci ha mostrato prima Davide, delle figure importanti insieme all'archistar di vario genere che hanno stipulato quello che era, no, questa sorta di trattato del progetto Futura, che dice questa frase: quando torneremo a uscire, eravamo in lockdown, ricordiamoci quanto si sta male chiusi dentro, anche nelle nostre aule, troppo tempo seduti. Anch'io oggi sono un po' stanca, no? Di essere stata tutto questo tempo più seduta. Per fortuna posso andare in bagno senza dover alzare la mano e dire: scusi, posso andare in bagno? Non è la stessa situazione invece se fossimo stati in un'aula scolastica. Facciamo una veloce adesso fotografia del patrimonio edilizio italiano, scolastico italiano. Allora, il numero è pazzesco, cioè sono tantissimi edifici e lavorano, che occupano una notevole superficie di metri quadri, e ci sono 8 milioni di studenti, 1 milione di professori, insegnanti di vario genere e tantissimi anche amministrativi. Quindi è veramente una macchina ricca di persone, con delle difficoltà di vario genere. Una difficoltà è quella che dei finanziamenti, la difficoltà è che gli insegnanti non guadagnano abbastanza per quello che dovrebbero svolgere, questo fa sì che magari delle volte si applichino anche un po' meno rispetto a quello che è l'aspettativa o il desiderio, il desiderato. Diciamo che la scuola come edificio scolastico, come edilizia scolastica, occupa quasi tutta la superficie italiana. Questi sono dei dati relativamente recenti che però comunque confermano il fatto che negli anni questo territorio italiano estremamente antropizzato ha portato dietro anche, dettato da molti controlli di piani regolatori, ha portato anche dietro la realizzazione molto capillare, puntuale anche di edifici scolastici, soprattutto se si parla ovviamente di livelli più bassi, no? Con livelli più bassi non intendo gli asili nido, perché gli asili nido sono una rarità solo di alcuni contesti, ma scuole elementari e scuole medie. E lo stesso, cioè una parte di rarità c'è anche per la scuola dell'infanzia. Le nostre scuole hanno un periodo ben definito, e diciamo che del periodo proprio di realizzazione vanno proprio dagli anni 60 fino all'inizio anni 60 e gli anni 80. Il 70 è il periodo del boom demografico. Io sono del 72, quindi sono proprio dentro il boom demografico, penso che alcuni di voi siano più o meno di quel periodo. E lì, in quella fase, c'è stato il picco
di realizzazione di edifici scolastici, che però, ahimè, non sono state costruite proprio nel massimo della, dell'attenzione come edilizia. E infatti ci sono moltissimi problemi. Ci sono problemi strutturali di vario genere, e qui vengono riportati un po' di indici di percentuali. Quindi ci sono problemi strutturali, anche rilevanti, molto rilevanti, mi fa una sorta di classifica, più o meno rilevanti e sufficientemente rilevanti. Comunque diciamo che una buona fetta degli edifici scolastici ha bisogno di un grande restauro, restauro strutturale, restauro come dire, di riqualificazione ambientale e poi restauro anche di tutto ciò che è legato alla, all'accessibilità degli, degli spazi. Allora, e poi ci sono appunto tutto quello che è legato ai problemi di sostenibilità. Non tutti gli edifici scolastici hanno ovviamente i doppi vetri, gli impianti funzionano così cos'ha, i pannelli solari ce ne hanno ovviamente pochissimi, sono delle idrovore che consumano tantissima, tantissima energia, e poi non tutte ovviamente hanno un isolamento di pannelli in facciata, hanno, insomma, sono delle macchine che li trovo di consumo, e bisogna intervenire per la loro riqualificazione. Quando si parla di spazi per l'apprendimento abbiamo due filoni, la ristrutturazione e la realizzazione degli edifici ex novo. Il nostro sistema, il nostro patrimonio edilizio è sicuramente vecchio, è un patrimonio edilizio vecchio e ha la necessità, esige interventi strutturali anche molto importanti. È anche vero che la nostra popolazione sta sempre più invecchiando, quindi da una parte forse rispetto agli anni 70 l'esigenza di edifici scolastici, la necessità di costruire nuove scuole va sempre più a scendere, a scemare. Però si può pensare che questi, come un po' raccontava anche oggi Davide, questi, con pensare alla flessibilità di questi spazi può anche consentire di, comunque, io costruisco un edificio scolastico bello, questo potrà diventare un soprannomento qualcos'altro. Questo è è il forte, ovviamente. Perché? Perché non è solo, perché nel momento in cui già io lo progetto, non è solo magari un edificio scolastico, ma può avere tante altre funzioni. Ricordiamoci che dentro gli spazi scolastici io posso avere un teatro, un auditorio, una biblioteca, una agorà o una piazza, e questo facilmente, questo edificio così sovraccaricato o incastellonato di funzioni potrà in un secondo momento essere utilizzato per altri utenti. E sarà sempre necessario agire sulle tre dimensioni, cioè sicurezza, sostenibilità e un orientamento ovviamente all'innovazione didattica. Allora, qui vi riporto un po' degli schemi, no? Che in qualche modo un po' sono delle tappe e che legano lo sviluppo tipologico con una linea del tempo. È sempre più o meno l'aula poi l'elemento, no? Che porta dietro, che si porta la costante, diciamo, perché l'aula alla fine diventa a livello urbanistico proprio l'unità di misura, la dimensione, perché io faccio la percentuale e dico tot bambini, bambine possono stare in questo spazio perché se lo divido per le aule, quella è la mia unità di misura. E tutto il resto è sempre considerato come servizio, oppure come funzioni aggiuntive. Comunque, abbiamo le scuole a C, le scuole a che si chiama palo della luce, mi diceva un mio professore, non so se è corretto, cioè quello con la star e le aule o gli spazi messi sopra o sotto, quindi un corridoio e appese le aule, abbiamo l'edificio appunto a C oppure a corte, abbiamo poi negli anni 20 una tipologia come dire, più razionale e con un'attenzione per lo spazio all'aperto, ed è più o meno di questi anni delle scuole meravigliose costruite all'aria aperta,
Perché? Perché iniziano ad esserci i bambini, l'industrializzazione, iniziano ad esserci dei bambini e delle bambine con delle patologie che devono stare all'aperto il più possibile, tubercolosi e altri, il cancerismo, no? E quindi l'architettura, questa è la meraviglia della nostra professione, ha risposto in maniera forte inventando nuove scuole, inventando nuove tipologie per far sì che bambini e bambine potessero stare bene a scuola, che era anche poi un luogo di cura. E qui troviamo un po' la parola asilo, che è proprio ausilio, e nasce proprio come luogo di cura per curare i bambini nel momento in cui i genitori, in particolare le mamme, si recavano in fabbrica a lavorare. Poi abbiamo la scuola della costruzione, appunto ricostruzione del boom economico. Spesso queste scuole sono, come dire, costruite con prefabbricati, sono anche costruite nei luoghi della periferia, nei luoghi delle case, insomma, ovviamente a Milano, della realizzazione delle prime case economiche popolari a seguito appunto della seconda guerra mondiale, della ricrescita italiana, e sono le scuole che più di tutte in questo momento hanno bisogno di un forte intervento di riqualificazione. Molte sono state abbattute perché portavano delle materiali amianto e altre che avevano dei problemi proprio di salute, e quindi vabbè, questo però comunque la fetta delle scuole realizzate in quegli anni è molto, molto ampia. E poi pian piano arriviamo a una tipologia sempre più ricca. Oggi ne abbiamo viste alcune con Davide, sempre più ricca e articolata. Ma la scuola è sempre così, appunto, come ho detto prima, sempre purtroppo legata a questa equazione aula-scuola, perché rimane sempre appunto l'unità di misura che definisce la dimensione della classe, delle classi. E quindi mi viene da dire, da dove cerchiamo di partire, da dove partiamo? Allora, se partiamo dal termine scuola, scuola indica riposo, vacanza, luogo dove stare bene, stare in comunità. E anche l'aula però è un luogo arioso e aperto. Quindi ci sono già in realtà dentro i sostantivi, dentro questi sostantivi, delle funzioni, delle immaginazioni che poi sono un po' perse, e forse per questo, e forse è bene riprenderle su questi termini, iniziare un po' a lavorare. Dunque, pensare a una scuola partendo dagli spazi è fondamentale per iniziare a veramente immaginare una scuola diversa, perché comunque ricordiamoci che un'altra scuola è sempre possibile. La scuola, come abbiamo detto prima, non è solo quella casetta. La scuola è fatta appunto da persone, è un organismo, è un opificio pedagogico e architettonico. Le belle architetture, quando sono state realizzate, perché c'era sempre un pensiero pedagogico forte vicino. Abbiamo visto le scuole di Sharon. Sharon è un architetto steineriano. Abbiamo visto la scuola di Terrani, Sant'Elia. Sant'Elia lavora con Maria Montessori. Lavora con Maria Montessori, col pensiero dell'attivismo pedagogico di Maria Montessori, che si basa sul fatto che il bambino, la bambina, apprende facendo. Se entrate in alcuni spazi, oltre al concetto della scuola, inteso come casa, perché tutto deve essere realizzato a misura del bambino o della bambina. Scuola sconfinata di tutte e di tutti nasce prima del lockdown, e ha come primo focus quello di riportare la scuola pubblica al centro dell'attenzione. Questo accadeva prima del lockdown. Nel periodo del Covid abbiamo visto prima che la stampa
i giornali hanno ripreso, l'opinione pubblica ha ripreso a trattare della scuola, se tornati poi a scuola ci fosse un giornale che parla, no? Della scuola, ci fosse un convegno, questo sì, ma in generale no, non si parla più tanto del tema della scuola, adesso ci sono altre le attenzioni. Poi coinvolgere bambini, bambine, ragazze e ragazze nella progettazione educativa, altro importante elemento, rispettare le loro esigenze di socialità fisica, i rituali e la memoria delle esperienze, rispettare i loro bisogni differenziati, ridurre il rapporto numerico tra educatori e bambini e ragazze, noi questo durante i periodi di distanza del metro buccale era emerso questa cosa, era emerso il problema, le aule sono aule pollaio, cioè il rapporto studenti-professori non è adeguato, perché è inutile che ci giriamo intorno, ma se io devo fare una lezione, come in questo caso, unidirezionale, cioè ci sono solo io, poche parlo e voi mi guardate e ascoltate, potete essere anche 100. Ma se attiviamo invece un laboratorio, non possiamo essere così. Io non basto, dobbiamo essere noi molti di più e avere un rapporto tra alunno e docente decisamente inferiore. Prevedere la compresenza dei docenti e la co-progettazione, attivare la formazione di tutti gli adulti coinvolti garantendo spazi e tempi adeguati, creare e rafforzare le reti educative territoriali di quartiere, individuare e progettare nuovi spazi educativi, agire precocemente affinché le nostre scelte, il nostro stile di vita siano orientate e creare condizioni di salute e benessere mentale, emotivo e fisico per tutti e tutte. Prevedere una didattica collaborativa, esperienziale, maieutica, rafforzare le relazioni, le comunicazioni generative. Allora, qui appunto nasce la nostra proposta, accolta, affiancata, sostenuta anche la Fondazione Feltrinelli, di Scuola Sconfinata, scritto, questo testo scritto da 88 mani, nel senso che siamo stati in tantissimi, a realizzare questa pubblicazione, ma a realizzare questo pensiero. Siamo riusciti grazie anche alla tecnologia, perché abbiamo venuto da zone diverse, in un periodo, è stato realizzato durante il periodo del Covid, siamo riusciti a utilizzare appunto da connessioni, internet di ogni genere, e a fare questo esperimento, che non è un esperimento, però a mettere in pratica quello che è proprio una scrittura collettiva, che è una cosa non così semplice. E siamo più o meno una quarantina di autori, coautori e responsabili di vario genere. Abbiamo definito anche un manifesto, ed è comunque, come dire, cosa vuol dire sconfinare? Vuol dire uscire dai limiti, vuol dire non essere diffusi. In urbanistica una città diffusa è una città che si espande a macchia d'olio, e questo porta a non un controllo del traffico, insomma, io penso una città che funziona è una città che lavora per poli, cioè un sistema territoriale che funziona è un sistema territoriale che abbia delle relazioni polo-polo, come una costellazione, dove ci sono delle gerarchie e dove c'è un'attenzione e un controllo di alcuni elementi. L'espansione diffusa invece è un po' una sorta di colpo e quindi ti travolge quando arriva. Scuola Sconfinata pone, come dire, io la immagino come una costellazione, definiti alcuni elementi che poi andremo a vedere, l'obiettivo è quello di coordinarli e di portarli avanti e di interagire e far sì che questi elementi interagiscano fra di loro. Nel senso che io posso progettare una bellissima scuola con un giardino meraviglioso, con un parco meraviglioso, ma se l'insegnante che entra in quella classe non sa fare didattica all'aperto, è come se io non avessi realizzato nulla. Perché non porterà fuori il bambino, oppure li porterà fuori solo per fare ricreazione e non per fare invece una didattica
all'atomico. Sono questioni totalmente diverse. Quindi costruire gli uffici stupendi e meravigliosi sicuramente aiutano. Paraguzzi, questo che è un noto pedagogista di Reggio Children, insegna: lo spazio è il terzo educatore. Lo spazio è fondamentale nell'educazione, nell'educare, nel far apprendere. Ma non basta, non è sufficiente, aggiungiamo. Perché questo avvenga, devi far sì che ci siano degli insegnanti preparati, ci sia una relazione tra il corpo docente, tra gli alunni e gli insegnanti, ci sia un ascolto, ma non solo un ascolto, una vera e propria progettazione da parte anche degli uniche persone, gli unici, come dire, soggetti che non vengono quasi mai interpellati, che sono i ragazzi e le ragazze. Quando noi progettiamo, pensiamo di riuscire tranquillamente, guardo il manuale, vedo e faccio, cioè mi informo quanti studenti devono entrare in quella allora, quanto grande devo progettare, quanto deve essere grande questa scuola che devo progettare, però nessuno va poi realmente a sentire quali sono le esigenze, qual è il desiderato, che cosa vogliono i ragazzi, che cosa vogliono le ragazze. E quindi il superamento dell'idea della scuola come regione disciplinare chiusa è un invito a ripensarla con due idee, che sono appunto la rete, il fluido, però legato da una polarizzazione. Tutto ciò consente e ci porta verso una felicità e verso una salute migliore, biopsicosociale. Perché la scuola, come dice Lorenzo, dovrebbe essere in un quartiere un palazzo di bello. Come a me piace immaginare che l'edificio scolastico, spazio per l'apprendimento, sia come la Firenze del Rinascimento, quando i signori costruivano palazzi per mostrarsi, per essere comunque visti, ma essere anche apprezzati. La scuola invece spesso, appunto, ha gli ingressi che neanche tanto si vedono, è un po' malmessa, un po' rovinata, invece iniziamo a immaginarli come luoghi dove in un quartiere si identificano chiaramente, si vedono chiaramente e riescono a connaturare, a creare un landmark di un quartiere. Eccoci qua che sconfiniamo e siamo anche un po' disciplinati, come diceva, disciplinati ma anche infradisciplinari, perché in scuola sconfinata è ricca di figure caratterizzata da maestri, dirigenti, genitori, artisti, musicisti, architetti, pedagogisti. E si può, come dicevo prima, gratuitamente scaricare. Ecco, questi sono i temi, i capitoli che vengono affrontati e che vanno a disegnare questa costellazione. Felicità e partecipazione, didattica attiva, patti educativi, persone e relazioni, spazi pedagogici, ecologia digitale e salute genesi. Partecipazione e salute. M può essere Marco, Maria. Queste sono delle interviste. La fortuna di avere un gruppo così ricco e diciamo proveniente da mondi differenti ha fatto sì che anche nel periodo di lockdown ci fossero insieme a noi a lavorare dei maestri e delle maestre che riuscivano a porre delle domande ai bambini durante le ore di didattica, di tappo. In classe siamo, M di 13 anni dice, in classe siamo in tanti, è normale che non si va tutti d'accordo, ma ci sono momenti in cui riusciamo a divertirci tutti insieme, ci sentiamo uniti, mi piace quando succede. Partecipazione e salute, cioè riuscire a stare bene insieme ti porta anche a stare bene come salute, no? Come luogo dove essere felici di andare e di stare. Allora,
partecipare, ricordiamoci che è importante questo, è un diritto, esprimere la propria opinione è un diritto, agire in maniera appropriata ed efficiente, condividere il processo decisionale, perché è democratico questo, e partecipare è appartenenza e consapevolezza. Belloc diceva che la partecipazione è l'atto più pratico di libertà. Allora, mettere i bambini e le bambine, ragazzi e ragazze, al centro dei processi decisionali è un atto democratico, ma porta questo anche consapevolezza, porta salutogenesi e democrazia, porta promozione anche alla salute, e che non sempre è giusto che venga considerata invece come una medicalizzazione, una sorveglianza. Ed è un atto importante, è un atto anche perché per noi progettisti poi fornisce degli input e degli elementi fondamentali. Allora, una volta io devo progettare un giardino in uno spazio, una scuola, e abbiamo fatto questo processo di ascolto, ma non è solo di ascolto, è proprio di laboratorio, che cambia molto, no? Perché l'ascolto è unidirezionale, il laboratorio invece porta avanti questa sorta di partita, che però non è neanche una partita da ping pong, una partita, scusate, da tennis, perché in partita da tennis uno deve mostrare più forze e l'altro deve... No, una partita a racchettone proprio, dove l'altro deve rispondere, sennò il gioco finisce subito. Quindi è collaborativo, non so se è chiaro questa differenza. E durante questi laboratori una bambina mi ha detto: a me piace, ma veramente tanto, correre e fare l'aereo. Ma di solito a scuola non riesco a farlo perché il giardino è piatto. Anche le scuole che abbiamo visto oggi, ma anche nel nostro immaginario, noi spesso il giardino delle scuole lo facciamo raso, lo facciamo piatto. Perché non facciamo delle collinette ogni tanto, dove magari i bambini si possono anche un po' nascondere, ma forse non lo facciamo proprio per questo, perché hanno paura che questi nascondano la maestra quando li porta fuori, perché sennò poi chissà cosa succede. Però è anche vero che se faccio un boschetto, faccio una collinetta, do tanti input, questo spazio all'aperto sarà, vissuto più. E i bambini saranno sicuramente più felici, perché ci sarà Maria, che ama correre e fare l'aereo e potrà farlo tranquillamente. Però se non avesse avuto quel momento laboratoriale, a me non sarebbe venuto in mente di costruire, di realizzare una collinetta in un giardino scolastico. Quindi è anche molto importante questa cosa, cioè riuscire a metterci in una situazione di ascolto attivo. Salute come benessere mentale, emotivo e fisico. Sto andando lenta. Ok, no, ditemi, iniziate a farmi dei cenni, che può essere. Persone, ruoli e relazioni. A me piace provare a fare le cose. Sai una cosa, se volete imparare con i libri, ci si mette un po'. Se invece provate per imparare, imparate presto. Vabbè, questa è una bambina di 5 anni. Imparare provando vuol dire che ti dico una cosa che non sai. Poi non ti dico come si fa e tu provi a farla. È meraviglioso questo, è meraviglioso. Persone, ruoli e relazioni, perché la scuola non è solo quell'edificio, non è solo quell'edificio scolastico, ma la scuola è fatta di persone, di ruoli e di relazioni. Se noi oggi, invece di essere in questa situazione, fossimo magari stati in una situazione di un cerchio, magari sarebbe nata più una sorta di costellazione di rimbalzo di cose. Perché io guardo, sto parlando alla signora, la signora è dietro, non sta guardando gli occhi, che è il nostro sguardo, e quindi è assente. Non diventa, il nostro dialogo non è che adesso stiamo creando, non lo coinvolge. Se invece fossimo stati tutti in un cerchio, sicuramente a un collega sarebbe venuta voglia di fare una domanda, anche di interrompermi, perché da una parte si crea una relazione di non sopra sotto,
ma alla pari. E poi noi siamo, come diceva oggi stamattina Davide, lavoriamo anche sul neurone specchio, no? E quindi questa cosa, questa empatia si attiva nel momento in cui io guardo un'altra persona e il suo sguardo mi risponde, il suo sguardo mi risponde. Quindi la scuola è immersa ovviamente in relazioni di cui si nutre e che contribuisce a rigenerare. Sicuramente per sconfinare una strada è condividere ovviamente le intenzioni, valorizzare esperienze già realizzate, mappare il territorio, sperimentare un possibile patto di comunità, dare attenzione alle relazioni interpersonali e poi è importante avere comunque dentro una scuola, quando siamo in questi momenti, anche un facilitatore o una facilitatrice, perché ovviamente sono figure anche queste importanti. Didattica, l'altro tassello, l'altro pianeta di questa costellazione. Io vorrei prendermi cura della scuola come se fosse un bambino di circa 10 anni. E come dire, la scuola sconfinata opera attraverso pone al centro la metodologia attiva, quindi che nasce da una pedagogia attiva, che vuol dire che io apprendo facendo. E questo facendo, come ci ha insegnato oggi Davide, è anche dettato da movimento. Quindi, e questo fa sì che una scuola di una pedagogia che utilizza metodi attivi riesca ad essere più inclusiva anche nei confronti di bambine e bambine con dis o con problemi di vario e di altro genere, dove c'è un'attenzione al corpo, alla pluralità dei linguaggi espressivi, il superamento della chiusura delle classi, l'ibridazione tra educazione formale e non formale. Architettura per l'apprendimento. Anita, di 9 anni, dice: a me piace andare a scuola, soprattutto quando posso scegliere cosa studiare e cosa fare. Dai, chiaro, preciso. Mi piace guardare fuori dalla finestra. Ricordate oggi che c'era Stefano che diceva che si era seduto lì perché voleva guardare l'orizzonte, no? Mi piace guardare fuori dalla finestra e mi piace quando andiamo a lavorare in giardino con le maestre e andiamo a fare il giro turistico della scuola e quando posso scegliere il mio banco e il posto dove stare. Anche questo aspetto io trovo singolare. Il primo giorno di scuola, secondo me, dovrebbe essere istituito il tour turistico dentro la scuola, non pensate? Cioè, i bambini entrano a scuola ed entrano subito nella loro aula. Ci sono gli open day, va bene, però gli open day vanno più i genitori che i bambini. Mentre un giro turistico, la scoperta della propria scuola, me la puoi attivare in mille modi diversi, con una mappa, con un gioco, con un qualsiasi attività. Perché questo? Perché nel momento in cui poi tu conosci, primo crei una percezione, una conoscenza del territorio e quindi della tua scuola, e questo la sicurezza a molti bambini, sicuramente ai bambini che hanno, le bambine che hanno varie difficoltà, disabilità di vario genere. Allo stesso tempo tu ti crei la tua mappa e questa cosa ti tranquillizza, il bambino ti tranquillizza molto, e tu te ne appropri, perché tu a casa conosci ogni angolo, ogni millimetro della tua strada, della tua casa, perché non dovrei conoscere ogni millimetro della mia scuola dove io sto lì 6 ore, anche delle volte di più al giorno. Vabbè. La scuola è un rapporto, la scuola sconfinata pone gli spazi dell'apprendimento come un forte legame tra lo spazio interno e lo spazio esterno. Ma anche di più, la scuola non è solo dentro la scuola. La didattica, l'insegnamento, l'apprendimento avviene anche in altri contesti. Perché non si può andare a fare, storia al teatro, o anche a uno spazio che c'è vicino alla scuola? Perché non posso uscire dalla scuola per andare a svolgere delle altre attività? Perché il quartiere, sicuramente in questi anni si lavora sui famosi 15 minuti, no? Le distanze che
tengono insieme una roba legata a un tempo di percorrenza che riesce a perimetrare un ambito, diciamo, di azione. Va bene. Allora, considerato questi 15 minuti di distanza, dove la scuola è al centro di questo spostamento, che in ogni quartiere, in ogni scuola, fin dove posso arrivare? Che altre figure, che altre attività posso chiamare? Cioè, concretizzo. C'è un negozio di falegnameria, c'è un laboratorio di sartoria, c'è un laboratorio... Perché non posso andare? L'esperienza diretta è l'esperienza che rimane sempre, per sempre attaccata. Quello che diceva stamattina Davide, no? Nel momento in cui all'apprendimento io unisco le nozioni, quell'apprendimento, quella conoscenza ci rimarrà scato per sempre. Quindi nel momento in cui io unisco un stato emotivo, una novità, un cambiamento a una nozione, quella nozione rimarrà per sempre. Montessori, per esempio, per spiegare il movimento della Terra e del Sole, nel metodo, non leggono il libro di maestro e maestra, perché è astratto. Come fanno? Cioè, allora, il Sole, la Terra gira, girando su se stessa, gira intorno al Sole. Il bambino, una bambina, fa fatica, no? A interiorizzare e a immaginare, magari lo immagina anche, però poi diventa, come dico sempre, e gli esce. Metti una candela o una luce al centro, fai girare fisicamente il bambino su se stesso e intorno a questa luce, e poi racconti che questo è quello che accade tutti i giorni, da sempre, no? che svolge il movimento che la Terra fa intorno al Sole. Ecco, questo, una volta fatto, rimarrà per sempre. Poi crescendo apprenderà di più di quello che, come io ve l'ho detto, perché sicuramente ci sono tutte delle serie, però questo magari porterà con lui una curiosità, un'attenzione che lo porterà poi a fare delle scelte anche nella sua vita di un certo tipo. Gli studi intendono, di un certo tipo. Quindi questa apprendere, questo elemento diventa un elemento fondamentale e importante, e non sempre viene preso in considerazione, cioè unire apprendimento con emozioni, con stati d'animo, con movimento. Patti di comunità, la scuola è fatta anche di genitori, di insegnanti. Io sono felice anche a scuola, la felicità è una cosa generale, sono felice quando entro in classe perché vedo tutti i miei amici. I miei genitori vanno al lavoro alla mattina, perciò io vado con una mia amica e mia madre porta la mia amica con me a casa. Quando andiamo e quando torniamo mi fa piacere, con lei mi diverto, ridere. La scuola non è solo conoscenza, la scuola infatti è una crescita sociale, di comunità. E quindi i patti di comunità, ovvero le alleanze tra una duplicità di attori, che deve, che può essere definito veramente da un vero e proprio patto, che pone, come dire, allo scoperto tutte le figure, fa sì che si creino delle relazioni, e in tutte queste relazioni, questo legame, sicuramente i bambini e le bambine possono solo stare meglio. Digitale e cittadinanza digitale, ecco, questo ovviamente è un elemento, un tassello molto, molto importante che abbiamo anche vissuto in parte, no? Nel periodo del lockdown. Marta non accende mai la telecamera nella sua aula virtuale, si scoccia, non le piace, perché la sua casa è brutta e anche lei non si sente tanto bene. Carlo non parla quando si collega. Si accende il microfono, si sentono le urla di sua madre, i fratelli, si imbarazza, si vergogna, ha smesso di parlare. Questi sono, come dire, degli elementi, no, che ci fanno pensare che il digitale, quando c'è stato il lockdown e quando c'è stata la DAD, no, non è stato per tutti questo. Magari nelle nostre famiglie questo è avvenuto, però per la maggior parte delle famiglie italiane, in Italia,
non tutti non per tutti c'è stata la possibilità di connettersi e non per tutti c'è stata la possibilità anche di apprendere oppure di fare quel genere di scuola. Perché? Perché per una serie di problemi. Questi problemi ora, in alcuni casi, vediamo appunto che stanno ritornando, perché portano con sé problemi di abbandono, di non sentirsi adeguati, di non essere, stare bene nella scuola, perché la scuola è comunque un fatto democratico. Io comunque esco dalla mia casa e non importa se la mia casa, se in casa ho 5 fratelli che condivido, no, la stanza non ho luogo per stare, oppure la mia casa è brutta, perché quando sono a scuola io sto democraticamente come il mio compagno che invece ha una casa meravigliosa con la sua cameretta, col suo spazio tranquillo dove studiare. Pedagogia e nuovi spazi della scuola. Per questa foto che c'è impazzita. Cerco di metterla ogni volta, ma questi bambini che si mettono su questa trave, che camminano, mi piace. Vabbè, allora, servono, abbiamo visto oggi, servono ambienti adatti a una pluralità di strategie didattiche. Allora, c'è una strategia che è quella trasmissiva, quella che vuol dire che lo studente ascolta le lezioni ex cattedra e questo porta con sé varie questioni, ma è unidirezionale. Poi c'è quella, la metodologia esplorativa, poi c'è quella simulativa, insomma, collaborativa, insomma, ce ne sono veramente di ogni. Qui riporto un po' di commenti che sorgono nei vari così, laboratori fatti in questi anni, che ricordano, riprendono un po' i commenti un po' della scuola raccontata appunto dagli insegnanti, che sostengono di essere poco accogliente, però è anche coinvolgente, innovativa, però è anche vecchia, brutta, però è anche familiare, rigida, però è anche faticosa, avvolgente, anche innovativa. Vedete, cioè, ognuno, no, ha mondi differenti e per alcuni crea separazioni, per l'altro invece inclusiva. Non mi soffermo su questi aspetti che li abbiamo visti anche oggi, di come il tema dell'aula si stia lavorando molto, no, nel togliere questo concetto di aula ma legarlo più al laboratorio, oppure lasciare i termini di aula ma renderli come spazi tematici. Cioè, avere quindi l'aula telematica, a vari temi, quelli di laboratorio d'arte, di letteratura, di pittura e così via, di lingue. Il passaggio che si sta facendo faticosamente, soprattutto negli spazi delle scuole esistenti, no? Nella loro ristrutturazione, di ipotizzare un arredo, una disposizione degli elementi anche in maniera diversa. Vedete che da un lato abbiamo un'aula tradizionale, cosiddetta, e dall'altra un'aula invece che è divisa per cluster, divisa per isole, dove contemporaneamente si possono svolgere all'interno delle aule delle attività differenti. La possibilità di avere all'interno di una dimensione di un'aula normale, diciamo, la possibilità di avere banchi disposti, banchi di arredi differenti, quindi questo consente anche una disposizione dei banchi diversi, ad isola, a ferro di cavallo, a grandi banchi che compongono, invece si dispongono in modo tale da portare avanti un lavoro più di gruppo ma tra piccoli gruppi. Forma chiama forma. Allora, questa animatrice di laboratorio di poesia nelle classi che di Milano sostiene appunto che la forma chiama forma e dice racconta un fatto che secondo me è molto, spiega bene questo concetto. La sequenza è questa: entro in classe e facciamo un cerchio di sedie, o ancora meglio, noi seduti a terra.
Una volta una maestra ha unito i banchi, non solo le sedie, e ha fatto un rettangolo. I bambini hanno scritto una prosa. Gli ho chiesto di levare i banchi, e anche se le sono sembrata un po' astrusa, alla fine pure lei è rimasta sbalordita da come la forma che ha una forma e dalla prosa sono uscite dalle poesie. La disposizione diversa del banco, la disposizione diversa della percezione dello spazio ha portato come immediata risposta da parte dei bambini, delle bambine che sono delle spugne, che sono veramente dei ricettori, no? Consumano, abbiamo visto oggi, il 60% della loro energia nel cervello, a trasformare quello che era una scrittura creativa che portava a una prosa ad una poesia. Poesia con sé l'immaginazione, il sogno, onirico, no? Alla leggerezza, insomma. Questo secondo me è veramente molto, molto esemplificativo e molto importante. Le aule per molti di noi, per i nostri figli, per gli insegnanti, sono sobrie, vecchie, ridotte, capienti, calde, fredde. Insomma, ogni aggettivo può entrare dentro questo contenitore. Abbiamo comunque una difficoltà di immaginare appunto gli spazi. Spesso questi spazi sono, in generale, sono inadeguati, sono rovinati, degradati. Ricordiamo che spazi diversi producono pensieri, reazioni e relazioni diverse. Sono vari studi, cioè l'Indiera, non solo, anche delle indicazioni del Jung, no? Sul pensare la scuola e iniziare a immaginare gli spazi scolastici come luoghi, come spazi educativi differenti. E come sempre viene importanza, abbiamo visto anche oggi, deve essere data al corridoio, perché non deve essere un corridoio, ma deve essere un corridore, come il corridoio rosariano, insomma, è un elemento di connessione che ti porta però a vivere delle esperienze differenti, a unire, deve svolgere un ruolo funzionale, però non può essere solo quello, non può essere solo quello. La scuola non si può fare solo quello, l'aula non può essere solo l'aula, un corridoio non può essere solo un corridoio, la palestra deve essere anche altro, l'auditorio anche questo deve essere altro e l'atrio non può essere solo un luogo di smistamento. Nell'edificio scolastico, negli spazi per l'apprendimento, ripeto, si deve lavorare su, e noi su questo dovremmo essere preparati, si deve lavorare su una sovraccaricare la funzione o rendere un castello di funzioni quell'ambiente. Pensiamo a scuole belle, ecologicamente ovviamente compatibili, capaci di aprirsi alla città e alla società. Spazi interni, la scuola è importante che lavori, l'edificio scolastico è importante che ponga delle sue forti relazioni visive, l'abbiamo visto oggi, ma di utilizzo anche con lo spazio esterno, dove è possibile entrare e uscire liberamente. Ci sono delle scuole meravigliose dove ogni aula, tendenzialmente quando si sviluppa ovviamente il piano terra, ogni aula ha la sua immediata uscita sul proprio giardino. Questa cosa è meravigliosa perché se poi gli insegnanti lavorano anche nello spazio all'aperto, spesso senza soluzione di continuità tu vai da un interno a un esterno. Gli alberi possono essere spesso appunto anche occupati, gli spazi all'aperto possono essere accogliere alberi anche da frutto, osservare le stagioni, il cambiamento. È un elemento anche molto, molto importante. E poi la bellezza, per esempio, delle terrazze, che sicuramente per una sicurezza, allora mi venuto in mente le reti, no? Che oggi, dove magari si potrebbero fare un po' delle gabbie, no? Di reti, però godere anche del terrazzo. Perché? Perché dal terrazzo tu hai una percezione dello spazio diverso, controlli, guardi, è bello, no? Quando magari anche voi avete delle case anche in alto, oppure vi capita di essere anche in alto, oppure si va nelle città per andare in quota, no? Sulle varie torri per guardare la città dall'alto. Allora, dare anche questo come possibilità, come utilizzo dello spazio all'aperto, va bene al piano terra,
ma anche dall'utilizzo del terrazzo, che magari si può osservare gli astri rispetto a un binocolo, insomma si parla delle attività anche in quota, e la tecnologia ci consente adesso di poter utilizzare la sicurezza, come abbiamo visto oggi, magari in questi spazi. Definiamo un po' le parole chiave: benessere, accoglienza, flessibilità, socialità. La progettazione deve essere sensibile, consapevole e capace di rispondere a tutte queste richieste. Qui andrò un po' veloce. L'INDIRE definisce la spazialità, la connettività e la temporalità. Anche un elemento molto importante appunto è quello dettato dal tempo. Nel senso che è importante pensare a una riorganizzazione del tempo in relazione proprio alla creazione di nuovi spazi che devono essere flessibili, polifunzionali. Una temporalità dettata dalla campanella, si entra, campanella, e la campanella, tac, che segna, la detta campanella, che segna il tempo, è un po' fordista, no? È un po' una concezione rigida e un po' da macchina, no? Da produzione. In realtà i nostri ragazzi e ragazze hanno bisogno anche di tempi un po' più fluidi, no? Anche dare, concedere a loro delle possibilità di cambiare materia o decantare certe informazioni rispetto ad altre. E a fare attivare anche delle sessioni parallele, dove necessariamente tutti i ragazzi e ragazze all'interno di una classe contemporaneamente svolgono la stessa funzione, o svolgono la stessa, seguono la stessa didattica. Se si pensa a un tempo diverso, a un utilizzo dello spazio diverso, si possono creare anche dei gruppi di ricerca, di gruppi proprio di ricerca, di gruppi di studio diversi, di gruppi laboratoriali differenti, e che contemporaneamente in luoghi diversi, o dell'aula o della scuola, lavorano e studiano. A questi aspetti si aggiunge la necessità di realizzare ambienti inclusivi, funzionali alla comunicazione, alla socializzazione e all'apprendimento. Lo spazio deve essere adattivo, flessibile e manipolabile, cioè deve cambiare, deve trasformarsi e deve essere inclusivo. Questo per facilitare il benessere di tutti. Sappiamo tutti, Maria Montessori, tutto il suo pensiero pedagogico nasce dall'osservare i bambini cognitivamente deboli. Ed applica poi questo suo pensiero, questo suo approccio pedagogico ai bambini cognitivamente deboli, e dopo averli così tanto osservati arriva alla conclusione che rispondevano come, o svolgevano le funzioni, le conoscenze come i bambini, diciamo, normodotati. Allora, che cosa succede? Se questo metodo funziona per i bambini con difficoltà, figuriamoci come, perché non potrebbe funzionare con quelli, anzi ancora di più, con i bambini e bambine che non hanno problemi. E quindi, se una scuola è inclusiva, se una scuola è flessibile, si adatta, e riesce ad essere inclusiva appunto per i bambini e le bambine con delle difficoltà, ancora di più lo sarà senza alcun problema per tutti. E perché questo? La progettazione dello spazio della scuola deve facilitare i processi, quindi, di socializzazione, perché la scuola, l'abbiamo visto, non è solo quell'edificio. A scuola nascono le emozioni, a scuola nasce il concetto di comunità, a scuola io mi relaziono e sto con gli altri. E quando mi è data la possibilità di essere attivo nel pensiero e nella conoscenza, io mi sento protagonista e quindi in questo modo anche, come dire, mantengo dei livelli di attenzione superiori. Non sono solo in una situazione di ascolto, ma sono attore,
e allo stesso tempo ho rispetto anche per gli altri, per i miei compagni. Quindi è importante progettare lo spazio educativo in funzione dei processi ovviamente di apprendimento, e l'inclusione porta con sé gli elementi di ovviamente di spazi agevolmente accessibili, come lo scale, gli spazi di acquisti, no rialzi, non la scuola che per arrivare a scuola devo fare una scalinata. Questo rende ovviamente l'edificio scolastico accessibile e dà continuità e percorribilità dell'ambiente. Per socializzare ho bisogno di flessibilità e benessere, per socializzare, per stare con i miei compagni, per stare bene con i miei amici e per apprendere così bene, io ho bisogno che lo spazio sia flessibile e sia, e mi consenta anche di stare appunto in una maniera felice. Gli spazi educativi devono essere facilitanti, sicuramente, come diceva la Bursa, no? L'ambiente, Maria Montessori diceva, a misura di bambino, deve essere calibrato, deve essere tarato per il bambino. Ma la Bursa aggiunge che non solo questo, ma è veramente come avere un terzo insegnante, un terzo educatore all'interno di uno spazio. Non ho solo l'insegnante, c'ho un insegnante in più, quindi vuol dire che aiuta come un sostegno, come un docente in più all'interno di uno spazio educativo. Elementi tecnici, oggi ne abbiamo visti tantissimi, ascoltare, imparare e costruire, ovviamente è necessario avere un ambiente acustico adeguato, questo incoraggia le relazioni, incoraggia il star bene, incoraggia bambini e bambine che magari hanno dei disturbi a cui dà molto fastidio al minore, e questo aiuta a mantenere in generale ovviamente il gruppo classe o il gruppo di bambini in una situazione più controllata, emotivamente controllata. Qualità dell'aria interna ovviamente deve mantenere dei requisiti importanti, e poi c'è tutto ciò che è legato in campo, alla circolarità, al materiale che ovviamente sono l'utilizzo di materie prime e quindi una progettazione attenta dell'utilizzo dei vari materiali di costruzione. Ovviamente una scuola deve essere per tutti, per tutte le dis o normalità, perché comunque la vicina nessuno è normale, questo, e io dico che tutti noi siamo dis in qualcosa, questo, su questo pone anche una sorta di chiarezza di contenuto, perché bisogna progettare per una diversità umana. Ognuno di noi è diverso e quindi la nostra difficoltà è quella di cercare di rendere un ambiente per l'apprendimento capace di accogliere tutta questa diversità. L'ambiente deve essere salvo, sostenibile, sicuro, accessibile, usabile, confortevole, riconoscibile, comunicativo, piacevole, ovviamente. L'aspetto della bellezza non è un dato da non considerare, anzi, si ritiene, io ritengo che sia fondamentale perché muove delle emozioni, e quindi quell'apprendimento viene a fissarsi meglio nel cervello. E poi ci sono i protagonisti, no? i nostri maestri di architettura. Questa è una foto che vede Walter Gropius e altri, appesi in una sorta di gioco non più a norma, all'aperto. E questo è un po' un collage delle mie invece affezioni, della mia immagine di quando si parla degli edifici per l'apprendimento. Io vado un po' indietro nel tempo. E ci sono le scuole all'aria aperta, abbiamo viste prima, questo momento importante in cui l'architettura e gli architetti hanno risposto in maniera innovativa nella trasformazione dello spazio scolastico, ipotizzando e realizzando delle scuole all'aria aperta. La scuola all'aria aperta sono le scuole che veramente lavorano sullo spazio all'aperto, che è come uno spazio chiuso, cioè c'è una soluzione di continuità tra spazio chiuso e spazio aperto. Milano ha la fortuna di avere una delle scuole all'aria aperta più belle conosciute, che è appunto quella del Parco Trotta,
la scuola Paco Trotter è una scuola che nasce dove prima c'era un porto, quello che sarà Paco Trotter, e vedete che c'è questo cerchio, no? Dove lì andavo veramente a portare. A un certo punto, la lungimiranza dell'amministrazione milanese ha fatto sì che nel momento in cui venisse a dismettersi il Totto, quel luogo non venisse toccato da una speculazione di iniziare una crescita, diciamo, di espansione della città, che abbiamo lì verso Viale Monza, no? Ma rimanesse così intatto, rimanesse un parco e ancora di più venisse trasformato in una scuola. Quindi questo è un parco che ha al suo interno una scuola, ma ancora di più questa scuola è a padiglioni, quindi che un po' segue, come dire, anche, non so, io sono, so, segue anche la tipologia degli ospedali, no? A padiglione. E quindi ogni padiglione contiene uno o due classi con uno spazio comune, molto semplice, però il dubbio che questo ti porta a un respiro dell'utilizzo dello spazio all'aperto che è totalmente diverso rispetto, è un'eccezione, ma diverso rispetto a qualsiasi altra scuola. E qui si vedono, infatti poi ovviamente c'è la fattoria, molto, molto, molto ricca, perché tra le eccellenze di Milano, della città di Milano, degli edifici scolastici, non si può non parlare appunto della scuola Calvani di Boito, del Trotter, della rinnovata Pizzigoni, della Umanitaria, ma aggiungerei anche degli edifici scolastici realizzati da un architetto dell'ufficio tecnico che si chiamava Riva Righetti, che ha costruito delle scuole negli anni 60-70, a mio parere meravigliose, meravigliose perché è molto avanti col tempo, rispetto ai suoi tempi, no? Molto, immaginando una scuola diversa rispetto a quelle che si stanno costruendo in quegli anni. Dando grande importanza, attenzione allo spazio pubblico, alla sala d'ora, allo spazio d'ingresso, alla dimensione del corridoio e alla dimensione delle aule con la loro, come dire, quasi immediata corrispondenza allo spazio esterno. Perché il corridoio, nel momento in cui lo progetto di 2,20 m, perché la normativa dei vigili del fuoco magari non lo consente, ma 2 metri o 2,60 m, non lo so, non è uno spazio dove io posso stare. Se questo corridoio progetta invece delle protuberanze, dei punti in cui si apre, no? si allarga, oppure definisco con una superficie superiore, non può essere solo un corridoio, sarà anche altro, saranno anche delle zone di sosta, saranno anche dei luoghi, delle altre aule, saranno anche dei luoghi utilizzati per stare, per socializzare, per giocare, oppure semplicemente anche per studiare, per stare semplicemente seduti e fare una merenda. Questo è un altro progetto stupendo di Bulchiano, un'altra scuola all'aria aperta ad Amsterdam, non avendo possibilità di stare su una quota, diciamo, terra, perché in un contesto urbano, diciamo, consolidato, pensa, immagina questa scuola con delle terrazze, cioè ogni piano due aule, terrazza. Questa terrazza che la vedete, questa, è lui l'elemento che unisce il connettivo, no? Che unisce le due aule e dà la possibilità quindi di avere un dentro e un fuori e intanto anche una conquista dell'altezza. Questa è un'altra scuola stupenda, di Baudelaire Lutz, la scuola aperta di Suren, dove c'è un connettivo, c'è un elemento che è questo. Che è, sì, è un corridoio porticato, quindi va anche all'aperto, ma posso anche camminare sul tetto, lo vediamo. E a questo corridoio sono attaccate delle aule. Queste aule, che vedete, sono dei padiglioni. Questi padiglioni hanno un sistema di apertura e di chiusura delle finestre stupenda a libro, che si impacchettano, e a seconda della stagione, a seconda delle occasioni, posso aprire e chiudere. Quindi l'aula non è un'aula, ma è una sorta di tetto, è uno spazio all'aperto, e godere di tutto il paesaggio e oltretutto godere di lo spazio all'aperto che ho intorno. Io trovo che questo sia uno
delle scuole più belle. Siamo proprio in conclusione. Sì. E termino anche con questa scuola e questo mappamondo, quei bambini che percorrono questo. Assolutamente un'immagine, credo, importante. Facciamo un applauso, direi, all'architetta Italia Pozzini, grazie per la partecipazione. Vi ricordo di passare al desk giù per la firma, insomma, per i miei informativi. Bocca al lupo per tutto e buona serata, alla prossima. Grazie, grazie. Non lo so, però.